Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Game Busters e su Red Dead Redemption 2. Allora, siamo qui nel nostro accampamento, stiamo andando a parlare con Dutch. La nostra cera è sempre più brutta comunque. Come vi ho detto nel video precedente, siamo malati, non stiamo bene in forma, quindi non lo so come si svilupperà questa situazione. Ecco Dutch. Working it all out. Once Quello è il territorio dei Marfrey. What now? We're back, and I'm sitting here, and I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Those Orlean actors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus Cornwall, they want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. Maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know. It's just, well, I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move, but I guess I'm more interested in saving lives than winning a chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What about the women? You sound like Hosea. I miss. Manca tanto anche a noi, What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my back? Always, Dutch. But there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now, and I seen you killing folk in cold blood like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we there is country in Roanoke Ridge past Butcher Creek, I believe we could hold. Okay. You and Charles, you could take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got I just need time. I need time and no traitors. Cioè, non ho capito, Dutch sta dubitando di noi. Vabbè. Allora, seguiamo il puntino giallo. Dai Arthur, non ti bloccare, su. Ecco Charles. Ehi Charles. Bravo Charles, ci segue sempre. Up past Butcher Creek. It's Murphy Brute Country. That's why I'm asking you to ride with me. I understand. What are we doing there? We're looking for a place to hole up. Even the law won't follow us up there too willingly. Yeah. I did some scouting up there while you boys were away. And? You'll see. Vabbè. Another way. Follow me. E certo che ti seguo. Ma questi cavalli interpolati però, eh. Andiamo, Jerry. We should go now. Ma sei bloccato, Jerry? Mount up then. It's a fair ride from here. Ok. Jerry si è interpolato a un altro cavallo, ok. We need to get this done fast. Importante non essere scalciati. Ok, siamo arrivati al ponte. Presumibilmente adesso dovremmo prendere una canoa. Ok, infatti. Charles ci ha raccontato un po' di come sono andate le cose quando siamo andati via, in pratica. Ok, andiamo. Ci ha detto che Abigail è riuscita a scappare quando hanno sparato a Osi. E anche secondo Charles, Dutch è cambiato molto, probabilmente secondo lui gli manca proprio la saggezza di Osì,
quindi si sente un po' sperduto e non sa esattamente cosa fare. Ma in queste condizioni non dovremmo prendere tutta questa pioggia. Acqua sopra, acqua sotto. E dovremmo stare a riposo. Ok, siamo quasi arrivati, dai. Che postaccio, noi qua dovremmo venire praticamente. Vabbè, Charles, io ti seguo perché sai tu dove dobbiamo andare. È un po' di una walk. Potremmo prendere quei horses se vuoi. Probabilmente non miss them if we get them back by morning. Ok, prendiamo sti cavalli. Andiamo, ti seguo, eh? Ok, dice Charles che potrebbero esserci delle vedette da qualche parte. Sicuramente sarà così. Comunque è veramente un postaccio, eh? Slow down, keep it quiet. It could be some of them. I say we dismount here and follow them on foot. See where they're going. Vabbè. Follow me, stay quiet. Ti seguo, eh? I'll take the other. Allora, iniziamo a mettere il coltello. Io mi prendo quella a sinistra, dai. Quick, Arthur. No, questo ci aveva un macete in mano. Ok, un attimo che sgraffigno, eh. C'ha il ribes addosso questo. Ma il macete me lo prenderei però. No. Volevo prendere il macete, ho preso lo sconosciuto. Prendi macete, ok. Bello, bello, mi piace. Andiamo. Stagecoach went missing. Che bel binocolo d'oro che tiene, eh? Jesus. They must be in the cave. All right. Let's get on with this. Okay. What do you think? We can head into the cave or flush them out with dynamite. Beh, direi muoviamoci furtivamente, dai. Let's surprise them in there. Get a little closer. Ready? Let's get this over with.
Ma non la vedo bene questa situazione comunque. Nascondiamoci qua. You deal with that one in the entrance. Quietly. In the entrance to the cave. Ma io posso usare anche l'arco volendo. Yes. Andiamo. Ovviamente lo sgraffiniamo. Io non lo vedo però. Uccidilo tu, Charles, perché non lo vedo neanche a questo. Ok, la situazione si è sputtanata già. Charles, però non mi sei proprio piaciuto in questa occasione, sinceramente. Perfetto, andiamo. Andiamo. Andiamo di qua. Ok. Intanto c'è gente che urla disperata, ma che stanno rapendo? Li hanno rapiti. E dopo ce li frughiamo, dai. Sono immortali, dai. Com'è possibile? Cioè, tre proiettili in corpo e non muore. Boh. Sono una specie di ghoul, praticamente. Non ho capito. Ok, possiamo fare le cose sul serio. Stanno seviziando delle persone praticamente. Ok. Allora, liberiamo la ragazza.
No, no, non ti uccido, non ti preoccupare, stai tranquilla. It's okay, miss. Stay away from me. Just calm down. Don't touch me. Ok, come... Ok, l'apriamo così. Perfetto. Ma non ti faccio niente, ti sto aprendo la gabbia. Ma cosa facevano queste persone? Non ho capito. Ah, sta terrorizzata, poverina. Where are you from? Annisburg. What do we do with her? Take her there and I'll go get the others. Sure. Miss, you okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. Dai, fidati di noi. Arthur è una brava persona. Dai, ti portiamo a casa. Annisburg, right? Yes. They It's okay, miss. The others, they killed them. You're safe now. Just try to breathe. They're animals. Ho notato. I know. It's all right, miss. Why would they? Andiamo, dai, ti porto a casa, non ti preoccupare. Sei al sicuro adesso. Eccoci. Ok, siamo arrivati. Ok. Prego, signorina, scenda. Contenta? Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Mama. Ma! Ma! Meredith? She's alive! Oh, she's alive! You saw some pretty bad things, I'm afraid, ma'am. Murphy Brute guys. Oh, my darling. How did you manage to... I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. No, rifiutiamo, dai, facciamo le brave persone. Oh, that's okay, ma'am. You just keep her warm and keep her safe. Siamo stati bravissimi. Mrs. Downs? Oh no. You leave me alone. You just leave me alone. Thanks, buddy. Mrs. Downs ci odia perché suo marito è morto per colpa nostra e lei, per mantenersi, ha iniziato a fare la prostituta. Giustamente ci detesta. How you get on? Okay. Found a girl. Took her home. Oh. You and Micah find anything? Maybe. I think maybe. I found our old friend Mr. Cornwall. You did? Hmm. Yeah. He's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Micah and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dodge, did you miss me? I found her drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master, the Lord Molly, God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dodge Vanderlyn, I am in him. I ain't hurt. Questa è la fidanzata. Calm yourself. You don't know me nothing. Miss. I don't know you nothing. Nothing. Okay. I'll spit in your eye. I did. I told them. I'm sorry? I told him, and I tell him again. Now I've got God's ear. You told who?
What? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery. Ah, è stata lei allora. You did what? I loved you, you goddamn bastard. Go on, shoot me. She ain't worth it. You told on me. Oh, you're you not betrayed so big now, me. Why? Just calm down. Arthur. She's a fool. Get her out of here. You know the rules. Oh, not so big now. Hurry, Your Majesty. You. Minchia. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. All right. Get back to work. Quindi è stata lei a tradirci. Capitolo 6, Beaver Hollow. Che stronza. Queste sono immagini ricorrenti che ha Arthur. Sa perché sto cervo, che cosa gli ricorda? Probabilmente l'infanzia, lo capiremo più avanti forse. Si vede che sta peggiorando comunque. Infatti. Sì, ah, non aveva ancora salvato, ok. Allora, missione completa, vediamo un attimo come andata. Non ce l'ha fatto vedere com'è andata. No, non ce l'ha fatto vedere. Ok. Va bene. Ok ragazzi, questa missione è stata molto interessante, molto bella. Abbiamo capito anche chi era il traditore interno del gruppo. Direi che con questo appuntamento possiamo tranquillamente salutarci qui. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento, mentre stanno litigando tra l'altro. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento, ovviamente sempre qui su Game Busters. Ciao a tutti ragazzi.